In questo momento c'è molto, secondo il mio punto di vista, troppo pessimismo, no? Ho letto, come giustamente avete scritto, siamo un eccesso quando si vince e una depressione quando si perde. Chiaramente si guarda la classifica e è giusto che sia così, no? Che uno analizza un attimino queste situazioni. Credo, se la squadra risponde bene, come ha risposto il secondo tempo contro l'Udinese, non dimentichiamo che l'Udinese si è chiusa bene e ripartiva bene, però la squadra, credo che quella si è vista contro l'Udinese, è tutt'altra rispetto a quella che si era vista col Cagliari. È chiaro che vedo in voi molto pessimismo, ma io sono. Ho letto dei molto pessimismi, però io credo fortemente che il gruppo, la squadra, sa benissimo che abbiamo sbagliato, tra virgolette, una partita in 10 partite, anche se abbiamo perso 2 partite, le ultime due, è chiaro che si analizza le ultime 2 partite. Non sono uno che mi sono mai arreso davanti alle grandi difficoltà, non vedo per cosa arrendersi. La rosa è ampiamente forte, più forte delle difficoltà che ci sono state. Sono convinto che la corda, come ripeto, la stiamo mettendo e poi la bandiera sicuramente la metteremo, perché io non sono così pessimista come qualcuno vuole, come ho letto da qualche parte. Sono convinto della nostra forza, della forza, della squadra che ho. In un momento difficile, di difficoltà, abbiamo bisogno di tutti, insomma, ecco. Credo che il nostro pubblico ci sarà. Oggi è venuto, ci è stato vicino anche oggi, e credo che al di là di questo io penso che sicuramente domani si faranno sentire fino alla fine. Credo che il Milan farà il Milan, noi dobbiamo fare il Torino con la cattiveria giusta.